secondo tempo sono entrati in campo molto molli, però forse erano convinti di aver già vinto la partita, visto la supremazia del primo tempo. Partita persa nello spogliatoio, non so cosa sia successo, ma è stata persa lì, non è possibile. Cioè, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, punto. Hanno mollato tutti a metà campo, crollati completamente a metà nel secondo tempo. La squadra non è entrata in campo e i tecnici non hanno avuto la capacità di capire che dovevano cambiare i giocatori e lo schema, cosa che invece Breda con la Ternana ha fatto e abbiamo subito pesantemente. 3 gol, 2 annullati per fuorigioco, una squadra totalmente inesistente. E nel secondo tempo non so se è stato un calo psicologico, fisico, che cosa, ma sono calati paurosamente e la Ternana è salita, è riuscita a ribaltare la partita. Peccato, perché era uno scontro diretto ed era molto importante vincerlo. È entrato Agostinelli, ha sbagliato 2 palle in uscita, abbiamo preso gol ed era molle. Aveva 5 cambi possibili da fare, ne ha fatti solo 2 e secondo me ha sbagliato. Un crollo incredibile, quasi inspiegabile. Basta, dispiace perché è un primo tempo mai visto quest'anno e poi la delusione nel secondo. È successo qualcosa alla squadra, comunque è andata un po' in barca, però il primo tempo, grande primo tempo, devono sempre giocare così, speriamo in bene. Era una partita che dopo il primo tempo poteva chiudersi tranquillamente sul 4-0 e poi purtroppo il calcio è così, abbiamo preso il primo gol, la testa ha fatto la differenza e peccato perché sono 3 punti veramente buttati via e dispiace veramente tanto. Speriamo di riprenderci presto. Buono, la condizione fisica, l'Ecco ha fatto troppe partite, ha fatto questo periodo qua, troppe partite ha fatto, secondo me. Eravamo partiti benissimo 2-0, abbiamo rischiato anche di farne di più di U2 e poi niente, secondo tempo cambio di mentalità, loro fanno 2 cambi, cambiano i giocatori e dopo il primo gol subito è un crollo mentale che ci porta al 3-2. Grandissima delusione, purtroppo il primo tempo è stata la partita che ci aspettavamo, mentre nel secondo i ragazzi hanno mollato un po' il ritmo e è andata così, però sempre coraggiosi e sempre in lotta per rimanere in B anche per l'anno prossimo, quindi ci crediamo. La sconfitta che fa male, l'Ecco Ternana è finita 2-3, primo tempo dominato, poi è arrivata la rimonta delle fere nella copertina di Pippo Bressanelli, avete visto tutta la delusione dei tifosi blucelesti, ma nulla è perduto, la zona salvezza è a un solo punto. Proprio nei momenti di maggior difficoltà l'Ecco ha saputo trovare la forza per realizzare le sue vittorie più esaltanti. Buonasera e benvenuti a Unica Calcio Lecco, siamo in diretta come sempre sul canale 75 del Digitale Terrestre e anche su Facebook, scriveteci nei commenti sotto la nostra live, li leggeremo in diretta. Ultima puntata di questo 2023, puntata ricchissima e con grandi ospiti, ve li presento questa sera. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Duccio degli Innocenti, centrocampista della Calcio Lecco. Grazie, anche perché non è facile parlare dopo una sconfitta. Insomma, la tua presenza nota anche insomma, professionalità e direi anche carattere. E poi Lorenzo Marconi, quello che oggi chiamerebbe una leggenda della Calcio Lecco, recordman di presenze con 545 in maglia blu celeste di presenze, appunto. Buonasera, buonasera, buonasera Lorenzo. Poi più tardi ci raggiungerà anche Nicolò Fiorino e parleremo della bella serata dedicata alla beneficenza che c'è stata la scorsa settimana all'Istituto Don Guanella. Allora, partiamo da questo Lecco Ternana. Primo tempo una grandissima squadra, poi nel secondo tempo il tracollo. Che cosa è successo, Duccio degli Innocenti? Innanzitutto buonasera a tutti, è un piacere per me essere qua. Che dire, ci siamo dispiaciuti perché abbiamo preparato la partita nella maniera giusta e credo che il primo tempo lo testimoni. Purtroppo c'è stato questo calo nel secondo tempo che ci ha condannato. Però siamo abituati a venire fuori dalle sabbie mobili e lo rifaremo anche questa volta. Lorenzo, alla luce della tua grande esperienza, cosa può essere scattato, cosa può essere successo in questo secondo tempo? Sono delle cose inspiegabili, a volte succedono, anche i protagonisti che sono in campo, i giocatori stessi magari
non ti rendi conto che un episodio cambia la partita, però secondo me il risultato di ieri non toglie la prestazione che hanno fatto, e comunque non solo questa ma anche quelle delle partite precedenti, perché si è arrivati a questo punto facendo un percorso importante, quindi sicuramente si sapranno riprendere. Lucio, qual è l'umore negli spogliatoi dopo una partita così? Immagino non altissimo, però insomma bisogna anche guardare avanti. Certo, chiaramente dopo una sconfitta del genere un po' di delusione c'è, per qualche giorno magari rimarrà nello spogliatoio, però come ho detto in precedenza siamo una squadra che siamo innanzitutto un bel gruppo, che siamo abituati, no, a venire fuori dalle difficoltà, soprattutto anche dall'inizio della stagione, che siamo partiti un po' in difficoltà, ci siamo ripresi, quindi lo sappiamo fare e sicuramente faremo di tutto per ripeterci. Lucio, non voglio metterti in difficoltà ovviamente, immagino ti sarà dispiaciuto non giocare la partita di ieri, però c'è da dire che hai trovato continuità e tanto spazio nelle ultime partite. Sì, assolutamente, sono soddisfatto, sono contento delle ultime partite perché ho avuto molto spazio, chiaramente sì, mi è dispiaciuto non far parte della partita, di questa partita così importante, però siamo una squadra e sicuramente nel percorso ci sarà bisogno di tutti. E quindi testa già alla prossima partita e cercheremo insomma di riscattarci subito. Che vi hanno detto i mister nel capannello finale del dopo partita? Quello che si può dire ovviamente. Certo, no, guarda, a fine partita di solito a caldo è sempre meglio non sbilanciarci troppo, non parlare, quindi sicuramente analizzeremo la partita domani che ci alleniamo e cercheremo insomma di capire dove abbiamo sbagliato, dove possiamo migliorare anche per le prossime partite, e ripartiamo insomma da un buon primo tempo e dalle belle prestazioni che abbiamo fatto prima di quest'ultima partita. Leggiamo qualche commento. Allora, Demetrio, forza Bagai, che con le grandi ci esaltiamo. Anche Francesca scrive forza. Guglielmo ci scrive grande Duccio. Omar ci scrive combattete per noi, e poi dite Giorgio ci scrive con Marconi Raimondo usciva con la maglietta intima, quella con il numero 9, veniva sbandierata in curva nord. Lorenzo, eri un difensore così aggressivo? Sì, ero molto fisico, sì. Sì, poi sai, queste qua sono cose che si dicono sempre, è difficile perché probabilmente anche i giocatori stessi se ne rendevano conto che le cose stavano cambiando, solo che non riesci a porre freno perché il calcio è così, cioè la difficoltà del calcio è che ci giochi in 11 contro 11 avversari, non è solo una mossa che puoi fare, devono essere tante e coordinate, quindi è capitato a tutti fare queste partite, però ripeto, hanno fatto un percorso fino a ieri, compreso il primo tempo di ieri, secondo me straordinario. Io non me l'aspettavo sinceramente, quindi sicuramente si riprenderanno. Possiamo vedere la formazione con cui è sceso in campo il Lecco ieri contro la Ternana. Lorenzo, si è parlato molto di quello che è successo ad Agostinelli. È entrato, ha fatto qualche errore ed è stato sostituito prima della fine della partita. E cosa ne pensi di quanto accaduto? Mi dispiace per lui, ma non credo che sia così responsabile, e secondo me non è nemmeno giusto dare una responsabilità così grande comunque a un solo giocatore. Ha fatto degli errori e sicuramente anche lui sa di averli fatti, è anche vero che spesso nelle partite succedono gli stessi errori, qua vengono rimancati perché la partita è andata in quel modo lì e hai preso dei gol, però ti ripeto, secondo me non può fermarsi lì l'analisi della partita, per me. Allora sentiamo come mister Bonazzoli ha commentato la partita e ha spiegato anche la scelta di inserire Agostinelli. Partiamo dal primo tempo. Primo tempo fatto la grande. 2-0, si poteva anche chiudere la partita, era sul 3-4-0. Primo tempo da incorniciare. Non c'è niente da dire.
L'unica pecca veramente non aver chiuso la partita già nel primo tempo. Le azioni, le opportunità che abbiamo avuto dovevamo sfruttarle meglio. Il secondo tempo abbiamo cercato col cambio di Stefano, perché aveva crampi, era già un po' che non giocava dall'inizio, di dare un po' più di copertura, un po' più di dinamicità, quali sono le caratteristiche di Agostinelli. E purtroppo da tanto che non giocava ragazzo, giocava un ragazzo giovane, non ci sono comunque alibi. Ci assumiamo le responsabilità, la responsabilità nostra, e sicuramente un incidente di percorso. Dispiace che in 2-3 episodi negativi si sia subito gol. Sono purtroppo errori che si commettono, almeno penso di aver già la partita in mano, non possiamo permetterci di commetterli. No, abbiamo inserito Agostinelli perché, ripeto, la dinamicità più la copertura, a differenza di Stefano che era stanco, Agostinelli poteva dare una mano in più. C'è stato un errore, proprio l'uscita, poi secondo me il ragazzo comunque è andato un po' bambola. Duccio, per chiudere insomma il suo discorso su Agostinelli, sicuramente un ragazzo come te è sicuramente molto dispiaciuto per quanto accaduto. Certo, è chiaramente un errore che pesa, però Ago è un ragazzo eccezionale, un grande amico e ha dei valori che gli possono permettere sicuramente di uscire da magari un momento di difficoltà come questo, e sono convinto che nel corso della stagione ci possa dare una grande mano, perché è un giocatore assolutamente importante. Io ci ho già giocato da qualche anno fa in Empoli Fiorentina. Ci siamo scontrati tante volte e devo dire che spesso mi faceva gol, mi faceva assist, quindi è un grande giocatore e sicuramente ci aiuterà nel corso della stagione. Duccio, visto che dopo un impegno ci dovrai lasciare, sospendiamo per un attimo l'analisi della partita Lecco Ternana, parliamo un po' di te. E innanzitutto tu sei stato tra i primi a venire a Lecco quest'estate nonostante tutti i problemi insomma che c'erano. Cosa ti ha spinto a scegliere Lecco? Allora sì, sono stato uno dei primi ad arrivare in ritiro e sin da subito, quando mi è stato comunicato insomma l'interesse da parte del Lecco, sono stato veramente contento, perché per me è una sfida, diciamo è la prima sfida fuori, perché sono sempre cresciuto a Empoli, sono sempre stato a Empoli e la sentivo come una sfida stimolante, quindi da subito sono stato, mi ha fatto piacere e sinceramente non ci ho pensato neanche più di una volta e come già detto, infatti sono arrivato subito in ritiro e sono contento insomma di aver fatto questa scelta. Come ti stai trovando qui con la società, l'ambiente, la città anche, insomma, dicevamo fuori onda, un ambiente anche simile ad Empoli, quello di Lecco? Sì, molto simile, è una cittadina molto, molto simile a Empoli, mi trovo veramente bene, ma sin da subito insomma sono stato accolto nella maniera giusta, sin dalla società, compagni, come detto prima siamo veramente un gruppo importante, dove tutti ci vogliamo bene, quindi sto veramente bene e speriamo di raggiungere insomma i risultati che ci siamo prefissati. Ti aspettavi questo tifo qui a Lecco? Possiamo far vedere magari due foto delle due bellissime coreografie della curva nord di ieri, e questo tifo, questo calore in una città come Lecco? No, guarda, io Lecco non lo conoscevo molto, anche perché insomma è lontano da casa, quindi magari non ci ho mai fatto caso, però sin da subito, anche dal ritiro, me ne sono reso conto che la tifoseria è veramente calda e ci dà sempre una mano, no? Sia nelle trasferte che in casa, sono sempre tantissimi, è veramente una tifoseria bella. Anno prossimo Serie A per questo ragazzo, ci scrive Guglielmo, e beh insomma non è
non è improbabile visto quello che sta facendo vedere quest'anno in Serie B. E ti sei inserito bene nel gruppo, come ti trovi con gli altri ragazzi? Insomma, il gruppo è sempre stato il segreto dell'Ecco anche l'anno scorso. Sì, sì, come già detto, sin dall'inizio proprio ragazzi disponibili a dare sempre una mano, quando possiamo, stiamo insieme, anche fuori dal campo, cerchiamo sempre di passare del tempo insieme quando possibile, e credo che questo comunque possa aiutare nel corso della stagione, no? A fare più gruppo, come detto prima, anche a uscire dalle difficoltà, perché senza il gruppo poi dalle difficoltà iniziali che abbiamo passato non ne esci. Quindi questo secondo me testimonia il fatto che siamo una grande squadra. Sei contento di come hai giocato in questa prima parte della stagione? E secondo te in cosa devi ancora migliorare? Ah, sicuramente migliorare in tutto, perché ancora da migliorare ci sarà sempre da migliorare. Però sì, sono contento. Nelle ultime partite ho trovato un po' di continuità, quello che cercavo, quello per cui ho lavorato, no? All'inizio della stagione ho avuto un piccolo infortunio che un po' ha, diciamo, rallentato la mia crescita, però ora son contento e spero di continuare a dare il mio contributo. Ci racconti un po' come nasce la tua passione per il calcio, quando e perché hai iniziato a giocare? Allora, diciamo che in famiglia siamo tutti molto appassionati, sin dal nonno che giocava e pure babbo. E ho iniziato a giocare all'età di 6 anni nella città vicino al paesino dove abito io, in Toscana. E dopo pochi anni subito mi sono trasferito a Empoli, sono cresciuto lì, sempre giocato lì fino all'anno scorso. E diciamo che un po' il calcio è comunque nel sangue della famiglia, quindi sin da piccolo mi è stata trasmessa questa passione. Lorenzo, cosa ne pensi di Duccio degli Innocenti? E tu, che hai tantissima esperienza nella calcio Lecco, che consiglio ti sentiresti di dargli? Ma sai, il fatto che un ragazzo giovane comunque vada via di casa e venga a giocare in una realtà che non conosce è significativo del fatto che sicuramente è una persona che ha voglia di mettersi in gioco, e secondo me è fondamentale per un ragazzo giovane. È ovvio che questo deve essere supportato dalle capacità tecniche, fisiche che un giocatore ha, lui l'ha dimostrato di avere, quindi è molto importante per un ragazzo avere continuità a giocare, perché cresce, sai, magari se fai un settore giovanile anche importante come quello di Empoli ti dà la base, ma poi ti devi confrontare con i giocatori che lottano o per non retrocedere o per vincere. Quindi il fatto che lui abbia comunque accettato anche di venire a Lecco gli fa onore innanzitutto, e poi adesso io non lo conoscevo personalmente, sentendolo parlare mi sembra un ragazzo che ha una grande passione, che è la cosa che deve far muovere chi approccia questo sport. Lucio, qual è il tuo sogno? La Serie A, la Premier League, la Nazionale, non lo so. Il mio sogno, come credo quello di tanti, l'hai detto tu, è la Nazionale. Per fortuna ho avuto l'orgoglio, l'onore di vestire la maglia azzurra nelle giovanili, fino all'anno scorso in Under 20, però il sogno più importante rimane quello della maglia azzurra, della Nazionale, e lavorerò sodo ogni giorno per cercare di raggiungerlo. La salvezza è un obiettivo che questo Lecco può raggiungere? Certo, è il nostro obiettivo sin dal primo giorno. Siamo una squadra, come detto prima, che siamo un bel gruppo che secondo me si può lottare fino alla fine tranquillamente per raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che durante il percorso ci saranno delle difficoltà, come la partita di ieri, però di squadra e con le giuste idee possiamo arrivarci. In chiusura poi ti lascio andare come promesso, ora arrivano due partite importanti, Venezia, grande fascino, e insomma campo difficile, poi certo. Sul Tirol in casa, come vedi questi due match? Sono due partite importanti entrambe.
abbiamo voglia di riscattarci, perché comunque veniamo da un momento tutto sommato positivo, da grandi prestazioni. Peccato per questo mezzo passo falso che abbiamo fatto ieri contro la Ternana, però vogliamo chiudere al meglio questo girone di andata, partendo subito da Venezia, su un campo difficile, una squadra forte, però noi, come abbiamo già dimostrato, possiamo dar fastidio a chiunque, e quindi non vediamo l'ora di rifarci. Grazie Duccio, in bocca al lupo per le prossime partite. Noi vi portiamo da un altro grande della storia bluceleste, Lele Ratti. Torniamo a Lecco Ternana, perché per lui era un derby, lui che ha giocato e allenato il Lecco, ma che ha fatto anche ben 180 presenze nella Ternana. Lo abbiamo raggiunto al telefono, abbiamo sentito le sue sensazioni dopo questo Lecco Ternana. Prima bisogna domandarsi cosa è successo nel primo tempo, perché il Lecco è stato così travolgente e una Ternana molto dimessa. Appurato questo, si va a valutare il perché del secondo tempo, cioè un appagamento, un calo sicuramente psicofisico, cioè la Ternana è stata rianimata dal Lecco o la Ternana ha avuto dei meriti, sicuramente saranno tutte le cose. Era una formazione molto portata ad attaccare, quindi probabilmente quando è stato attaccato ha avuto qualche difficoltà, però un primo tempo che doveva finire con 4-1, 3-0, il secondo tempo c'è stato un netto calo, poi le cause le sapranno l'allenatore. Io non è per difendere gli allenatori, per l'amor di Dio, però gli allenatori vedono i giocatori tutta la settimana, quindi sanno chi è in grado di fare cosa, per cui poi succede che un giocatore possa sbagliare. Certo, il ragazzino che è entrato ha fatto due errori grossi, due errori gravi, e ha compromesso, però non è che in quel momento la partita l'aveva in mano il Lecco, la partita stava piano piano andando verso la Ternana, in quel momento stava, non dico dominando, però si era resa già pericolosa. Come si dice, si impara dagli errori e si deve assolutamente andare avanti. L'Ecco è una squadra che non ha una grandissima capacità di possesso palla, deve andare sempre a 1000 all'ora, e quando non riesce a farlo va in difficoltà. Specialmente il primo tempo ero combattuto, veramente, da dire, contentissimo che l'Ecco stesse vincendo, però vedere una Ternana così, è vero che è una squadra molto giovane, però se fosse la Ternana vera, infatti l'avevo già vista col Cosenza che poi ha vinto 3-1, primo tempo, se il Cosenza vinceva 3-0 non poteva dire niente a nessuno, poi ha questa capacità di trasformarsi, non so se è una qualità, una caratteristica o un momento, perché io non credo che se gioca così il primo tempo ne possa vincere o pareggiare altre, però ieri l'ha fatto. Andato via Duccio degli Innocenti, noi abbiamo fatto il nostro cambio, qui in studio con noi c'è Nicolò Fiorino, lo conoscete come admin di Noi del Lago, ma che ha anche fatto parte del comitato organizzatore dell'evento benefico che la scorsa settimana ha coinvolto Casa Don Guanella e Calcio Lecco. Dopo ne parleremo. Ciao, buonasera Nicolò. A tutti. Fai bravo, se no ti sostituisco come Agostino, non scherzo. E ti chiedo innanzitutto se è passata la delusione per la sconfitta di ieri, ti abbiamo visto delle interviste post partita peraltro. Sì, ti dico, subito dopo la partita la tensione era 1000 ancora nelle gambe e il rammarico era ancora alto. Adesso sono passate 24 ore, bisogna subito cambiare rotta, pensare subito alla prossima partita, quindi sono assolutamente fiducioso per le prossime, perché alla fine, come diceva Duccio prima, nelle difficoltà la squadra esce, quindi fiducia nei ragazzi. E c'è chi invece è stato felice fin dal primo minuto dopo il triplice fischio finale ieri, ovvero l'allenatore della Ternana, Breda, che ha parlato anche del Lecco. Allora lo sentiamo. Ma sapevamo delle difficoltà della gara. Lecco è una squadra che è squadra soprattutto, nel senso che ha un'identità,
ha un'intensità importante, ha delle caratteristiche che mettono in difficoltà. Abbiamo visto partite contro il Parma o contro un po' tutti qua che hanno fatto fatica. Lo sapevamo, però ugualmente abbiamo fatto un primo tempo dove sembrava che non lo sapessimo e ci stava che pigliassimo anche qualche gol in più. Però dopo sapevamo anche che potevamo fare anche quel secondo tempo là. Non che volessimo fare il primo così, ci mancherebbe. Però sapevamo che potevamo fare quel secondo tempo là, sapevamo che segnando un gol si poteva riaprire e i ragazzi sul secondo tempo sono stati veramente bravi, perché se è vero che potevamo pigliare 4 il primo tempo, potevamo farne 7 il secondo. E quindi alla fine, contro una squadra che veramente ti dà del grande filo da torcere e che ha un'identità ben marcata, è stata una prova di forza secondo me importante. La B è terribile, basta vedere ieri. Noi abbiamo fatto fatica col Frappi Salò e ieri hanno vinto con la Cremonese. E quelle davanti hanno perso tutte praticamente, con squadre che sono tutte sotto. Quindi la B, io un po' di anni che la faccio, è terribile da questo punto di vista, non ti devi sedere, perché 9 punti in 3 partite sono importanti, ma è più importante che impariamo da queste partite e che non diamo per scontato niente, perché nel momento in cui dai per scontato qualcosa rischi di fare delle brutte figure. Intanto continuano ad arrivare messaggi per Lorenzo Marconi, ne leggiamo qualcuno. Con i vera bandiera blu celeste, deve essere d'esempio a tutti i calciatori che entrano sul campo dei Rigamonti Ceppi. La Nord non dimentica, vedi come dicevo, leggenda blu celeste, questo vuol dire. Poi c'è anche chi ti vede bene in società all'interno della Calcio Lecco, non so se c'è mai stato questa No, ma ti dico subito che io ho giocato talmente tanto, io ho smesso che avevo quasi 40 anni e mi si è chiusa quella porta e sinceramente adesso non mi sentirei nemmeno in grado di poter entrare in società a far cosa, cioè nel senso devi aver conoscenza dei giocatori, cosa che io non ho, devi conoscere le dinamiche della società e io non ho, quindi in questo momento io sono un grande tifoso del Lecco con tutto me stesso, insomma. E noi ti sfruttiamo volentieri come opinionista, visto tutte le tue conoscenze in ambito calcistico. E Nicola, oggi tu hai raccolto una dichiarazione del vice allenatore del Lecco, mister Malgrati. Sono parole significative. Le vogliamo far vedere in questo post che hai pubblicato sulla pagina Noi del Lago, ovviamente. Allora, ve lo leggo. Non mollo neanche quando sono morto. Sono lecchese di nascita e di mentalità. La squadra ripartirà da questa partita. Sappiamo quali sono i nostri limiti, sono tanti, ma dobbiamo lottare fino alla fine. Mi racconti un po' come è nato questo scambio tra te e Malgrati? Sì, è nato da un messaggio che gli ho scritto personalmente, sapendo che lui è l'uomo artefice di questo sogno che ci sta facendo vivere queste ultime partite ottime. Ho detto, chi se non lui, l'uomo più importante per dare una scossa all'ambiente e tenere alto il morale dei ragazzi. Quindi ho detto, scriviamo direttamente a lui che magari può dire qualche parola. Gli ho fatto capire che comunque noi tifosi saremo sempre vicini alla squadra e quindi con questo messaggio lui l'ha apprezzato molto e mi ha risposto con questo bellissimo messaggio che mi ha ridato un po' di serenità, diciamo, dopo la serata passata. Bel messaggio che sicuramente carica. Diamo merito anche a mister Bonazzoli, che si è presentato invece ieri in sala stampa, insomma, in un momento non facile e insomma non era per nulla semplice riuscire a rispondere alle domande dei giornalisti dopo una sconfitta di questo tipo. E diamo uno sguardo alla situazione aggiornata in Serie B, perché purtroppo i risultati sono stati quasi tutti negativi per il Lecco in questo turno. Hanno vinto quasi tutte le squadre di bassa classifica, ecco questi sono i risultati, ma sicuramente insomma li avete già visti, ce ne sono alcuni di clamorosi come la vittoria appunto della Feralpi Salò contro la Cremonese, del Brescia contro il Como, e dell'Ascoli contro il Catanzaro, dello Spezia contro insomma. Tanti risultati, purtroppo al Lecco è andata male. Rivediamo la classifica che vista così è brutta, perché siamo lì al 19° posto,
Però guardate quanto è corta. Insomma, siamo praticamente a un punto dalla salvezza diretta, che è il posto che adesso è occupato dalla Ternana con 17 punti, e basterebbe una vittoria, insomma, per tornare a guardare con un po' più di ottimismo insomma a questo campionato. E Lorenzo, un campionato veramente folle, sì. Pazzo, cioè risultati imprevedibili. Io penso che per fare l'analisi giusta che stai facendo tu, dal punto di vista della classifica, bisogna capire da dove è partito il Lecco, perché sennò diventa difficile. Ha fatto una cosa incredibile l'anno scorso vincendo il campionato, ma veramente incredibile, e sta rifacendo la stessa cosa pensando come partito. Se tu pensavi che avevo un punto dopo sei partite, adesso non me lo ricordo più, guardi adesso la classifica, certo, alla luce di quello che è successo ieri, dici, porca miseria, se ieri avesse vinto. Però la classifica è molto corta e io sono convinto che riusciranno ancora a fare delle partite e a prendere ancora i tre punti, quindi non devono lasciarsi influenzare da quello. È stato un errore da cancellare subito, secondo me. Guardiamo anche i prossimi impegni, così ci facciamo un'idea di quello che ci aspetta. Si gioca, lo sapete, durante le feste, ecco qui Venezia Lecco sabato 23 dicembre, poi Lecco su Tirolo il giorno di Santo Stefano martedì 26 dicembre, si torna in campo dopo la sosta Catanzaro-Lecco venerdì 12 gennaio, a seguire Lecco Pisa sabato 20 gennaio. Io vi ricordo che sono in vendita i biglietti per la trasferta di Venezia, 23 euro, compreso il vaporetto per lo stadio Fenzo, perché lo stadio Fenzo di Venezia si arriva soltanto con il vaporetto, nessun obbligo di Fidelity Card, ma vendita esclusiva del settore ospiti per i residenti in provincia di Lecco. Allora, parlato oggi nella nostra trasmissione gemella dedicata al Monza, ovvero unica Calcio Monza, Giorgio Galli, che lui è un grande ex del Monza, ma ha parlato anche dell'Lecco, della partita di ieri, del cambio allenatore. Sentiamo uno stralcio. Ieri è stata una partita, diciamo, da due volti. Il primo tempo è stato un primo tempo quasi perfetto, perché siamo riusciti ad andare sul 2-0, ho avuto varie opportunità per chiudere subito la partita, segnando un altro gol. Il secondo tempo poi loro hanno fatto subito due cambi, secondo me gli hanno dato una grossa spinta. Noi siamo forse un po' calati di intensità, vedendo il primo tempo come era andato e magari entrando in campo pensando di riuscire a mantenere il vantaggio. Poi quando subisci il primo gol è sempre un brutto colpo, perché magari non te lo aspetti e inizia a far fatica e diciamo che poi come andava. Ci sono stati altri due gol e diciamo che penso che nessuno se lo aspettava e siamo stati un po' in mezzo da questi eventi. Con il nostro cambio allenatore, con Malgrado e Bonazzoli, sicuramente abbiamo cambiato un po' il modo di giocare, perché ricerchiamo un po' più il possesso palla, comunque la costruzione dal basso, mentre prima invece magari in alcune situazioni cercavamo molto di più le palle lunghe, lottavamo più sulle seconde palle, e questo all'inizio ci ha portato del giovamento, ma anche adesso, nonostante non stanno arrivando magari dei risultati positivi, vediamo che comunque riusciamo a creare tanto, avere tante occasioni da gol, che poi dobbiamo essere forse un po' più bravi a sfruttarle. Bisogna crederci fino alla fine e non mollare mai. Eccoci in studio. Vi aggiorno su una notizia che abbiamo dato ieri, ovvero, lo sapete, il patron dell'Lecco, Paolo Di Nun, è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva per problemi respiratori. Ve l'abbiamo detto sui nostri canali social e web
nella mattinata di ieri. E il proprietario dell'Ecco ha il Covid, e considerato insomma la polmonite che ha avuto a ottobre, che lo ha costretto a lungo in ospedale, è stato nuovamente ricoverato. E le notizie, le ultime notizie proprio di questo pomeriggio che ci giungono sono positive, insomma il patron è in miglioramento, i parametri sono quasi nella norma, ci comunicano, e dunque insomma salutiamo ovviamente caldamente il patron dell'Lecco, gli auguriamo una prontissima guarigione e un ritorno in panchina appena potrà. E Lorenzo, parliamo un po' di te, insomma, ci sono tanti ragazzi come Nicolò che non ti hanno potuto vedere giocare, insomma, per questioni anagrafiche. Ricordiamo, insomma, più di 500 presenze con la maglia dell'Ecco. Ti abbiamo preparato una sorpresa dai nostri archivi di Unica, la possiamo mandare in onda. Quest'anno i tifosi sono stati in particolar modo sempre vicini all'Ecco, direi che forse nemmeno a livello di Serie C2 ho mai vissuto a livello di pubblico un'annata così felice come quella di quest'anno. Il pubblico si è avvicinato piano piano a questa squadra, perché forse neanche noi stessi credevamo di poter fare un campionato di questo genere. Poi dopo i primi risultati in Coppa Italia e in campionato abbiamo cominciato a crederci anche noi, anche la gente stessa che diciamo è sempre stata presente in modo massiccio allo stadio. Te ricordavi questa intervista? Sinceramente no. Era il 1987, ti avevi visto con dei bei capelloni ricci. Sì, avevo un testone. Lì forse era ancora Serie D nell'87. Può essere. Secondo me, adesso se mi ricordo, era l'anno di Volpato, perché io ho vissuto una fase iniziale in cui l'Ecco, purtroppo, perché c'era Ceppi malato, poi certo, Poverino è morto, quindi ha subito un periodo brutto e siamo retrocessi, e poi abbiamo fatto veramente 2 o 3 anni disastrosi da tutti i punti di vista. L'anno con Volpato, e forse mi riferisco a quell'anno lì, una squadra nata quasi per caso, abbiamo sfiorato la vittoria in C2, l'abbiamo perso forse all'ultima giornata, però ha giocato un calcio molto bello e la gente è ritornata allo stadio. Mi ricordo che c'era tantissima gente per la Serie D, veramente tanta ce n'era. E poi hai vissuto anche anni importanti, sì, con anche giocatori importanti. Sì, ne ho visti passare tantissimi, diciamo i più famosi sono Massimo Oddo, Allegretti, Saudati, erano giocatori veramente forti, infatti poi hanno fatto una carriera importante, Alberto Colombo, all'Ecco ne sono passati tanti giocatori bravi. Hai fatto tanti anni in C2 fino poi a una storica promozione, sì, in C1. Sì, ho fatto più anni di C2, poi l'ultimo anno di C1 l'ho fatto con mister Cadregari e poi sono andato a Giono in Serie D. Sì, ho fatto più C2 insomma che C1. Infatti noi nel nostro archivio abbiamo tutti i passaggi della tua carriera, poi prima o poi un giorno tiriamo fuori dall'archivio tutte le interviste dal tuo arrivo fino alla tua partenza per Oggiorno. Sì, io sono passato direttamente dall'oratorio a, non dico la prima squadra, ma ho fatto pochissimi anni di giovanili, anzi io tecnicamente non ero molto bravo, forse in quegli anni lì avessi avuto un po' più di insegnamento dal punto di vista tecnico, magari potevo diventare anche un giocatore più bravo di quello che sono stato. Però vabbè, ho fatto quello che meritavo di fare, insomma. Quindi ti piace il calcio di oggi o preferivi quello dei tuoi tempi? È completamente diverso. Sai, adesso la gente diceva quando giocavo io, adesso il calcio è difficile, e secondo me i giocatori, compresi quelli dell'Ecco, sono bravi, perché il ritmo è molto alto, a livello fisico sono tutti preparati, tutti strutturati, quindi è molto difficile, e non dimentichiamoci che l'Ecco quest'anno è in una categoria importante, cioè il calcio vero inizia dalla Serie B, e anche i giocatori che si sono visti ieri della Ternana, ce ne sono stati 2 o 3 che sono
li vedi che sono giocatori di categoria veri. E la categoria della Serie B è importante, insomma, assolutamente. C'è un giocatore dell'Ecco che assomiglia a te come, come caratteristiche? Beh, io i ruoli difensivi li ho fatti un po' tutti, sono in prevalenza un terzino di fascia, e giocavamo a 4, quindi sono uno che io spingevo parecchio. Secondo me, diciamo, avevo le caratteristiche di Lepore senza essere così bravo, perché Lepore comunque è un piede da giocatore importante. Diciamo, le caratteristiche erano quelle, ero più fisico di lui e meno bravo tecnicamente. Intanto ci saluta Sergio Comi, che ha complimenti per tutti. Grazie Sergione, è stato con noi in studio la scorsa settimana. Passiamo a parlare del Don Guanella e del Lecco. In settimana c'è stata la grande festa, 200 anni in due, una cena benefica che ha coinvolto queste due importanti realtà della città. C'erano anche grandi ospiti, no? Noi vediamo com'è andata con questo servizio. Un legame che dura almeno da 70 anni, se non di più. Abbiamo ritrovato delle vecchie foto con Mario Ceppi, con la squadra, con i dirigenti, che risalgono al 1955, qua ai tempi della A. La squadra veniva messa prima delle partite casalinghe, e quindi quando si è trattato di decidere con un gruppo di amici capitanati da Pierluigi Mazzorati, il Pierlo nazionale del basket, di fare qualcosa per festeggiare la promozione in B dell'Ecco, abbiamo detto ma facciamo qualcosa che resti, non la classica festa fra amici. La prima idea, la prima di luglio, don, cioè abbiamo il Lecco in Serie B e facciamo una serata per il Lecco. Se non che tre giorni dopo, tre, quattro forse, no, il Lecco non è più in Serie B perché è casino, il solito burocrazia italiana, per cui ci hanno tenuto in ballo due mesi. È arrivato il responso, come sapete, fine agosto, primi di settembre, per cui non è tanto per la nostra festa, ma la difficoltà di una squadra, di una squadra come il Lecco, di fare la squadra, di programmare la stagione in certo modo, sapere anche l'allenatore contro chi giochiamo, perché può essere la Serie B, ma può essere anche la Serie C, lo Pro, quello che si chiama, no? E quindi è automatico dire, diciamo, la festa della promozione a settembre, che per il campionato, con tutti i problemi che avevano, non c'era neanche il tempo, per cui andiamo sotto Natale e facciamo la serata per ricordare la storia dell'Ecco, perché comunque è una società che ha una storia, no? È stata in Serie A. Ah, servirà a finanziare quel grande progetto di agricoltura sociale e di agribike che a Val Madrera abbiamo iniziato 9 anni fa e che adesso si sta sviluppando in questo nuovo progetto. Camere per accoglienza, aule per convegni e un luogo di accoglienza, insomma. Abbiamo aderito anche perché credo che la causa sia nobile, no? Cioè, quindi era giusto che anche il calcio Lecco, abbiamo deciso di evolvere tutte le multe date ai giocatori a una causa che mi pare veramente giusta, e quindi siamo contenti di aver fatto questo. Bellissima iniziativa, siamo contentissimi noi giocatori, noi dirigenza, ma anche siamo contenti per la società che ha partecipato appunto a questa fantastica iniziativa. Penso sia importante, al di là del campo, anche aiutare un po' le persone più bisognose. Oltre il calcio ci sono altre cose molto importanti, e questa di stasera secondo me è molto più importante di una partita, quindi noi siamo contenti di stare qua insieme alla società, al mister, al direttore generale, per passare una bellissima serata con questi ragazzi, queste persone che ci hanno invitato. Ci abito poi tra l'altro in provincia di Lecco, per cui l'anno scorso sono impazzito a vedere questi playoff dove mi hanno fatto soffrire. Poi qualcun altro ci ha fatto soffrire anche dopo, insomma, sì, no, un po', sì, poi però no, stasera è una serata di indubbiamente di festa. E siamo sinceri, perché per come era partita la stagione pensavamo di arrivare a Natale in una situazione un po' diversa, per cui complimenti al mister, complimenti ai ragazzi, complimenti a tutti, e devo essere sincero, complimenti anche alla città fondamentalmente. E poi c'è questa idea secondo me geniale, che
chi prende la multa dà i soldini in beneficenza e quindi... Ma magari si potesse fare anche nelle strade, no? Cioè, senza perdere le risorse. Per cui, bella idea, bella idea. È davvero bello. Vengono anche ripresi un po' quelli che sono anche i valori legati al movimento olimpico, quelli del rispetto, dell'amicizia, dell'eccellenza. Ecco, qui abbiamo in realtà anche due eccellenze che andiamo a festeggiare, che sono quella legata a Don Guanella e anche la Calcio Lecco. Due eccellenze che però... sono entrambe portate a fare del bene ed è questa la cosa davvero più bella di questo momento insieme, ed è un momento che poi genera ulteriore bene, quindi bene che genera ulteriore bene. Questa è la cosa bella, è una cosa bella che venga fatta anche insieme allo sport. Allora Nicolò, tu facevi parte del comitato organizzatore di questo evento, qual è il bilancio, com'è andata? Allora parto dal ringraziare tutti i miei aiutanti in questo progetto. È stato davvero un onore per un ragazzo così giovane, perché alla fine ho solo 18 anni, essere avvicinato al mondo del lavoro, perché è la prima volta che mi affaccio al mondo del lavoro ed è una fortuna trovare persone che ti danno la possibilità, le chance, si affidano a te e ti affidano questo grandissimo lavoro che non è un lavoro da tutti, diciamo, quindi tanto onore, tanta felicità. E poi la serata è andata benissimo, io ho avuto modo di parlare con diversi giocatori, sono dei ragazzi molto disponibili e questa piazza è particolare proprio perché i giocatori non sono, come si dice, montati di testa, sono persone come noi. Gli parli, ti scrivono, eccetera, quindi davvero questa piazza qui sono contento di esserci e di continuarci qua. Lorenzo, c'eri anche tu a questa serata. Sì. Ti è piaciuta la serata? Insomma, assolutamente sì, mi ha invitato Marco Corti, che come al solito mi vuole molto bene, no? Comunque effettivamente la Calcio Lecco è riuscita a creare in questo contesto, che se mi permettete era un pochettino morto, un entusiasmo anche in queste cose qua che sono assolutamente condivisibili, quindi il fatto che siano venuti i giocatori e anche la società è sicuramente una cosa importante. Allora rispondiamo alla domanda di Maurizio, che ci chiede notizie sul calciomercato. Allora, noi siamo rimasti al semiannuncio fatto dal patron di Nunno qualche giorno fa, ovvero al possibile arrivo tramite l'asse con il Lecce di alcuni giovani salentini, ovvero Burnete, Beriscia e Bjorkengren, e sono piste insomma che sono sicuramente concrete, e sono fatti altri nomi in settimana come quello di Mattia Destro. Per il momento insomma non abbiamo conferme, e sembra una possibilità un po' più concreta quello dell'arrivo di Cherchev dal Venezia, però anche lì insomma per ora si tratta solo di voci, nulla di concretissimo. E, Lorenzo, secondo te chi dovrebbe prendere l'Ecco in questo calciomercato che sta per iniziare? Qual è il ruolo più scoperto? Ma guarda, secondo me deve fare un ragionamento che va al di là del singolo giocatore. Cioè il l'Ecco deve... Parliamoci chiaro, cioè l'Ecco è una realtà piccola in Serie B e deve trovare dei giocatori, come mi è parso di sembrare che fosse Duccio prima, che abbiano voglia di venire qua. Cioè, non lo so, cioè io di quelli che hai nominato conosco Mattia Destro. Ecco, Mattia Destro sicuramente è un giocatore. Se viene qua con lo spirito di giocare in una squadra provinciale e di fare la lotta, ben venga, però lo spirito deve essere quello, perché questi ragazzi qui sicuramente quella cosa lì ce l'hanno e si vede quando entrano in campo. Allora, noi siamo in chiusura, purtroppo come sempre il tempo vola qui a Unica Calcio Lecco. Innanzitutto ringrazio Lorenzo Marconi e Nicolò Fiorino per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Questa sera. Grazie. E vi ricordo che
gli highlights della partita Venezia-Lecco la potete vedere nel TG di sabato di Unica Lecco, mercoledì 27 gli highlights di Lecco Sud Tirol. Noi torniamo il prossimo anno con Unica Calcio Lecco lunedì 8 gennaio e vi lasciamo con un regalo per augurarvi buone feste, i calembour natalizi ispirati ai giocatori dell'Ecco con il nostro Pippo Bressanelli. Buona serata. Tra poco sarà Natale, scenderà la prima neve e imbiancherà i tetti, quelli piccoli diventeranno bianchini e quelli grossi bianconi. I presepi con la norma europea si chiameranno EU-ZEPI. E i regali dei Re Magi arrivati lemme lemmens saranno donati a personaggi manzoniani, fra Gallino, fra Cristoforo e fra Chiolla, che a loro volta li doneranno a persone che non hanno fatto niente, a degli innocenti, insomma, stando al verdetto dei giudici. C'è anche il referto del caporale che lo certifica, mentre sotto la doccia cantava la Isla Bionita. Si girerà anche un film nel villaggio e a dirigerlo sarà Mel Brooks, attori principali Mel Gibson e Mel Grati. Il titolo del film scherza con i fanti ma non con sersanti. Anche la cucina sarà piena di prelibatezze, la lepore in salmì, galli e galline arrosto, fagiani e tordini con patate e carote. Per chi fosse allergico al glutine ci sarà anche un menù per i celiac. Tutto si svolgerà da Natale a Santo di Stefano e sarà una crociata a favore dell'allegria e del divertimento passando per tutti i mari, dal Mar Ionio al Mar Adriatico fino ad arrivare al Mar Rone. Si attraverseranno paesi come Civate, Valmadrera e Malgrati e si arriverà fino a Milano davanti al Duomo per ammirare le splendide Guglielmotti. E tante sorprese, dalla moda con Gucci alla musica con Guccini e Battisti al calcio con Battistini. Visto il periodo non potranno entrare nel villaggio i Novax, ma sono ben accetti i Novak o Vic a scelta. Se sentite freddo non preoccupatevi, purtroppo non è ancora stato riparato il buso nella porta perché è da lì che entra l'aria. Scusate il telefono? Sì? Sì? Ah, ok, ok, d'accordo. Una fan dell'allenatore dice che è Bonazzo, io aggiungerei Bonazzoli. E allora chiudiamo gridando tutti insieme, tutti per uno, di nunno per tutti, e quel che sarà, sarà. La salvezza? Mai dire maiolo. Tanti auguri a tutti e buone feste.